Amici di Calcio Napoli 1926, buongiorno ed eccoci al nostro consueto appuntamento della rassegna stampa. Oggi sabato 3 ottobre, giornata intensissima per il Napoli. Il programma degli azzurri è veramente fitto di impegni. Alle 8 c'è stato infatti il terzo ed ultimo tampone per tutta la rosa, staff compresi. Poi c'è stato l'allenamento, la rifinitura al San Paolo. A pranzo poi tutti insieme si attende l'esito del tampone, esito che ci sarà solo ed esclusivamente alle 16:30. Quindi soltanto da quell'orario in poi Gennaro Gattuso potrà stilare la vera e reale lista dei convocati. Alle 18 infine il charter, il volo diretto per Torino. Al momento dunque la partita non è a rischio, ma De Laurentiis sa che dei rischi ci sono, infatti la telefonata con il suo compagno, amico, ma anche eterno rivale Andrea Agnelli è stata la seguente: Andrea, così rischiamo di grosso. E davvero si rischia di grosso, ma la Juventus, il presidente Agnelli pare essere un po' sordo all'invito. Vuole giocare questa partita e secondo la Lega Calcio è tutto nella norma, in quanto se ci sono almeno 13 giocatori, primavera compresa, e un portiere, la partita si può giocare. In un caso soltanto si può rinviare la partita secondo la Lega, ossia nel momento in cui ci sono 10 calciatori positivi al Covid-19. Dunque si può rinviare, ma ogni società, ogni club può farlo soltanto una volta nell'intera stagione. Al momento l'unico positivo è Piotr Zielinski per quanto riguarda i giocatori, più un collaboratore. Il polacco però è parso davvero sereno. Ieri alle 14:30 è arrivata la notizia della positività del polacco, ma il giocatore non si è minimamente scomposto, anzi la reazione è stata insolita, in quanto ha parlato ai suoi amici, ai suoi compagni, al suo mister di un possibile errore nei test, in quanto lui si sente davvero in grande forma. Ultima notizia di giornata, apriamo una finestra di calciomercato: Bakayoko al momento è il nome più caldo. Il giocatore, il centrocampista, ha già detto di sì a Gennaro Gattuso. Si tratta di un prestito secco, senza né diritto né obbligo di riscatto, secco, fissato a 2 milioni di euro. Il Chelsea però vorrebbe introdurre il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Secondo le ultime di Sky, entro domenica dovrebbero esserci le visite mediche, dunque si è ai dettagli, si sta cercando di limare, ma filtra dell'ottimismo nonostante i tempi siano molto molto stretti. Per il momento la nostra informazione giornaliera è tutto, il nostro appuntamento è sempre a domani con le nostre flash news. Buona giornata a tutti.